generale a tutti i primi quartieri al commento, perché per me questa categoria è una delle più importanti, lo dicevo prima, qui vediamo gli animali giovani, il futuro dell'allevamento è qui, sono animali appunto spero nati, allevati dagli allevatori, risottolineo questa cosa, quindi qui si vede la bravura dell'allevatore, quindi vedere tanti animali così interessanti non è semplice, quindi faccio i complimenti a tutti per gli animali che ho potuto vedere. Adesso passiamo alla classifica. La grossa difficoltà di giudicare in queste fiere in cui ho l'onore di essere chiamato è comunque che sono presenti diverse razze, è difficile, sarebbe bello poter fare una categoria per ogni razza ma non si può, sono comunque tutte razze diciamo originarie dell'arco alpino, quindi ben adattate all'ambiente difficile della montagna, per cui in questa prima classifica ho voluto mettere al terzo posto il soggetto che vedete qui perché è su alla sinistra, quindi un soggetto molto interessante, prego l'allevatore di farlo girare, è una capretta di razza vallesana. La vallesana è una razza di origine della Svizzera, del cantone del Vallese, quindi il cantone francese, quindi nell'ovest della Svizzera, una razza molto rustica, caratterizzata, lo vedete benissimo, parte posteriore bianca, parte anteriore proprio a metà nera, pelo lungo, una razza molto rustica, chiaramente non una forte produttrice di latte, ma è normale, perché le cose purtroppo vanno un po' una contro l'altra, però un animale molto adatto alla montagna, molto bello, questo allevatore è appassionato di questa razza, lo conosco da tanti anni, quindi farò un ottimo applauso per questo soggetto molto bello, perché immagino sia nata, non so se febbraio o marzo, però un ottimo sviluppo. Secondo classificato, prego l'allevatore farlo girare, soggetto aerobico, mi è piaciuta perché così unisce la finezza un po' della razza aerobica, è una capretta molto bella secondo me, però nel contempo ben piantata sugli arti, corretta negli appiombi, robusta e in caratteristiche di razza perfetta, quindi mantello farinella, un grande applauso anche per questo soggetto. E poi primo classificato, prego l'allevatore di farlo sfilare, se riesce, se no fa niente, una capretta di razza nera di Verzasca, un animale molto interessante, non molto frequente nella provincia di Bergamo e comunque nell'est della Lombardia, e più la razza nera di Verzasca è originaria della Val Verzasca, che è a nord del Lago Maggiore nel Canton Ticino, è una razza che si è diffusa appunto prevalentemente nel Canton Ticino svizzero, ma anche nella provincia piemontese di Verbania, Cusio, Ossola, soprattutto nel Luinese, in provincia di Varese e anche in provincia di Como nell'Alto Lario. Una razza molto interessante perché unisce alla rusticità anche una buona produzione di latte, per cui può essere un buon compromesso per chi vuole cercare di vincere la sfida difficile di vivere con la in questo caso le prime tre classificate, categoria 24 mesi, lo ricordo, la seconda categoria che sta sfilando davanti agli occhi del giudice. Questo soggetto di razza bionda d'Adamello, un'altra razza presente nel territorio della Valle Camonica ma anche dell'Alta Val Seriana, un ottimo soggetto, mi è piaciuto per lo sviluppo e soprattutto le caratteristiche, linea dorsale, groppa molto orizzontale e arti perfetti, caratteristiche di razza ci sono, per cui niente da dire, un'ottima capra, un grande applauso, grazie. Bravo. Soggetto, potenza sugli arti, caratteristiche di razza in tipo, molto ben presentata, linea dorsale, groppa perfetta, quindi un applauso, grazie. Seconda classificata, prego l'allevatore farla sfilare, questo soggetto di razza aerobica, mi è piaciuta, c'erano altri soggetti molto interessanti nelle ring, però questo l'ho premiato perché è un ottimo soggetto per sviluppo, caratteristiche di razza e abbina
un discorso di rusticità ma anche finezza dell'animale, quindi gli arti sono molto ben posizionati, gli appiombi corretti, ma anche un animale fine molto che mi è piaciuto, quindi grande applauso per l'allevatore. Primo classificato questo soggetto, che secondo me è spettacolare, è una razza, un soggetto di razza vallesana, forse non proprio tipica di questa zona, però niente da dire, lo sviluppo, il mantello, la linea dorsale, la groppa, la correttezza degli ampiombi, come è presentato anche il soggetto, quindi un grande applauso all'allevatore. Veramente complimenti di cuore a tutti gli allevatori che sono a lato e sono mortificato di non poterli premiare. I posti sono tre purtroppo. Allora passiamo come al solito dal terzo classificato, facciamo ancora un applauso, grazie comunque. Passiamo al terzo classificato, prego l'allevatore di farla girare, soggetto biondo della D'Amello, molto molto, che dire, spettacolare, cioè lunga, alta, profonda, linea dorsale rettilinea, groppa quasi orizzontale, potente ma anche gentile, mantello lungo, un ottimo soggetto, quindi grande applauso. Seconda classificata, prego l'allevatore di farla sfilare, una capra aerobica, i puristi potranno arrabbiarsi perché ha una macchia sulla zampa bianca, però alla fine io ho guardato le caratteristiche di razza che ci sono, il mantello è perfetto, un farinel, un animale potente ma fine, quella che dovrebbe essere secondo me la razza aerobica precisa. Linea dorsale comunque molto ben portata, spesso l'aerobica è un po' non è così perfetta, la groppa è bella orizzontale, gli arti perfetti, un animale che nonostante l'età si mantiene molto bene, quindi un ottimo soggetto, complimenti, un grande applauso, se lo merita. E poi vabbè, un po' la novità di sta fiera, la razza nera di Verzasca, ho voluto anche così dare un contributo all'impegno dell'allevatore, comunque anche i non esperti vedono la taglia spettacolare di questo animale, la lunghezza, l'altezza, la potenza, la correttezza degli arti, guardate la larghezza della groppa, è un animale molto eccezionale, forse manca un po' di profondità toracica se vogliamo trovargli un difetto, però lo evidenzia anche il fatto che ha il mantello a pelo raso, quindi si vede molto meglio delle altre due soggetti che bisognerebbe andare a toccare a vedere, però non so bene l'età che abbia, però un ottimo soggetto, penso che possa dare anche degli ottimi risultati in termini di latte, quindi complimenti all'allevatore, un ottimo soggetto. È un becco aerobico molto bello, prego l'allevatrice di farlo girare, corretto sugli arti, tipico di razza mantello farinel, non un po' penalizzato rispetto al secondo classificato per la lunghezza del tronco, un ottimo soggetto, però rispetto al secondo ho dovuto metterlo terzo per questo motivo. Comunque un grande applauso ragazzi, un nuovo soggetto che darà soddisfazione in futuro, spero, per come promette ora. Secondo classificato, prego l'allevatore di farlo girare, becchetto anche questo aerobico, molto bello come caratteristiche di razza, ci sono in pieno, è un farinello anche lui, linea dorsale corretta, angolo della groppa corretto, molto lungo, quindi l'ho premiato soprattutto per questo, un applauso, grazie. Primo classificato becco di razza vallesana, anche questo difficile confrontarlo con gli altri per il discorso di razza, però mi è piaciuto per lo sviluppo che ha, gli arti perfetti e la lunghezza, la profondità del torace, la larghezza del torace davanti, quindi un ottimo soggetto, un applauso, grazie. Complimenti agli allevatori, può fare la differenza anche avere un animale ben presentato piuttosto che no, le unghie, il pelo e tutto, soprattutto con animali di
col pelo lungo può fare la differenza. Allora anche in questo caso sempre difficile, ho cercato di armonizzare un po' la ripartizione tra le razze, non sempre facile. Passiamo alla classifica. Terzo classificato, soggetto di razza vallesana, prego l'allevatore al solito fare il giro. Oramai avete imparato a riconoscerla, questa razza è metà bianca sul posteriore, metà nera, pelo lungo, un ottimo soggetto, niente da dire, l'ho un po' penalizzato per lo sviluppo, per l'altezza un po', però è un animale molto lungo, molto potente, quindi complimenti all'allevatore, ha presentato per questa razza che non ha avuto confronti con altri allevatori purtroppo, però ottimi soggetti, complimenti veramente. Passiamo al secondo classificato. Questo becco secondo me è molto interessante, ce n'erano anche altri nel ring, forse superiori come sviluppo, forse come lunghezza di mantello, caratteristiche di razza magari migliori, però questo è un marine, un orobico puro, le corna sono perfette, doppia curvatura, abbastanza parallela all'inizio, un animale potente ma leggero, non so come dire, quindi mi è piaciuto molto, spero che siano sempre soggetti allevati in altri degli allevamenti presentati. Sono contento di vedere animali così belli, quindi un grande applauso per l'allevatore che ha presentato questo soggetto, complimenti. Primo classificato, biondo dell'Adamello, molto biondo, diciamo così, per modo di battuta, molto chiaro però molto tipico, forse manca un po' di profondità nel torace, l'altezza in pratica, ma come lunghezza è un treno, la groppa poteva essere un po' più orizzontale, ma non possiamo avere tutto nella vita, gli arti comunque sono molto corretti, molto potenti. Di sviluppo è nettamente superiore agli altri sia come lunghezza come altezza, quindi siamo nell'area di origine della bionda, mi sembra giusto premiare l'allevatore, quindi un grande applauso, complimenti. Prima. Allora passiamo dal terzo classificato, prego il giovane allevatore a farlo sfilare, un animale molto interessante come lunghezza, è il migliore da questo punto di vista, il becco più lungo che c'è, un po' penalizzato perché è un po' più meno sviluppato in altezza, la linea dorsale cede leggermente ma è normale con la lunghezza che ha, gli arti sono molto ben corretti, lo scarto su quelli che sono fuori dal podio, soprattutto per gli arti posteriori che spesso si aprivano, quindi è un becco importante perché lo trasmette, e quindi questi soggetti sono molto corretti sugli arti, soprattutto sul posteriore. Quindi che dire, un ottimo soggetto, un po' penalizzato un po' per l'altezza, poi volendo per l'altezza perché le macchie non le guardo più di tanto, insomma. Quindi comunque un grande applauso perché è un soggetto molto, molto bello, un orobico perfettamente in tipo, un farinella, la lunghezza del mantello perfetto. Secondo classificato, prego. Ho esitato molto per metterlo addirittura primo, perché è un becco che mi piace molto, è molto ben proporzionato rispetto a quello che avete visto come terzo, è sicuramente più corto, un po' più alto e quindi forse più armonico, la linea dorsale è perfetta, la groppa è molto ben sviluppata, però appunto manca un po' di lunghezza questo becco, quindi l'ho messo per secondo proprio per questo, però ottimo soggetto orobico, nero, focato, un po' rossiccio sul posteriore, lunghezza del pelo molto corretta, le corna perfette come tutti e tre soggetti del podio, quindi grande applauso. Passiamo al primo soggetto, forse un po' meno ben presentato il secondo, ma mi rendo conto che non è facile maneggiarlo, un ottimo soggetto per caratteristiche di razza, per correttezza degli arti, lunghezza, ma miglior proporzione perché è anche più alto del terzo classificato, il mantello poi è molto lungo e molto profondo di torace, quindi che dire, un ottimo soggetto, applauso all'allevatore, spero che sia appunto allevatore, non che sia veramente